A Digital Summit 2023 incontriamo Eugenio Santoro, responsabile unità di ricerca in sanità digitale e in terapia digitale dell'Istituto Mario Negri. Buongiorno. Come ricercatore, qual è il livello della ricerca clinica in ambito digitale oggi in Italia? Oggi assistiamo a uno sviluppo dal punto di vista ingegneristico degli strumenti di sanità digitale. C'è molta attenzione in questo ambito. Ce n'è un po' meno nell'ambito della ricerca clinica. È importante capire che soluzioni di sanità digitale possono essere utilizzate soltanto laddove siano stati condotti studi clinici che dimostrino non soltanto la sicurezza degli strumenti digitali ma anche la loro efficacia clinica. Devo riconoscere che questa collaborazione fra chi produce questo genere di strumenti e chi questo genere di strumenti li studia dal punto di vista clinico non è sempre ottimale e non si percorre spesso questa strada. Bisognerebbe invece incentivarla proprio per aumentare le sinergie fra questi due mondi che in passato si sono parlati molto poco. Invece qual è lo stato delle terapie digitali oggi in Italia? Sulle terapie digitali in Italia sono stati fatti dei grossi passi avanti perché è stato istituito l'intergruppo parlamentare a giugno di quest'anno che si occuperà proprio di scrivere una legge sulla sanità digitale e sulle terapie digitali. Io faccio parte del comitato scientifico appunto che lavorerà con questo intergruppo che dovrà appunto scrivere le regole e queste regole devono però sempre basarsi su criteri scientifici che saranno poi alla base della eventuale rimborsabilità di questi strumenti e di nuovo l'invito è da parte di chi oggi sta sviluppando terapie digitali in Italia è di creare collaborazioni con istituti di ricerca che fanno ricerca clinica o con le università per aumentare le possibilità che questi strumenti poi possano essere un giorno prescritti e rimborsati.